The sky turns gray against a fiery display of red and golden hues, like the day I felt for you. So what will you do when the sun begins to fall? I'm waiting here for you, won't you? Oggi vi presento una piccola novità della Bader, che è questa piccola piastrina che adesso vedremo in dettaglio, che è un UFC T2 adapter per le camere ASI T2 da entrambi i lati. Che cosa serve? Sappiamo che il telescopio celeste a rasa ha in dotazione due piastrine di raccordo, una piastra e un raccordo specifico per le camere T2. In pratica il raccordo si mette dentro l'anello e si avvita al telescopio, e da questa parte si attacca la camera. Quindi, per esempio, una camera come una ASI, possiamo svitare il naso e al naso attaccheremo il raccordo della celestra che ci viene data in dotazione. Qual è il problema di questa cosa? È che non possiamo inserire un filtro dentro, non c'è spazio, e quindi per ovviare a questa situazione dobbiamo utilizzare o il prodotto che abbiamo visto in un altro video della Uniton Italia, un piccolo raccordo da inserire nel vetro protettivo del Celestron Rasa al posto di quello esistente, e quindi la camera avrà già in dotazione quindi il filtro, oppure dobbiamo usare il portafiltri della Bader, che è questo sistema, questo qua. Quindi questo viene avvitato anche lui come l'altro al telescopio. Solo che la differenza è che dentro contiene una piccola slitta in cui viene avvitato un filtro da 2 pollici o da 31,8. Molto semplicemente qui viene messo il filtro e viene inserito dentro. Però questa cosa ha un problema, soprattutto su alcune camere che hanno un back focus molto corto. E perché questo sistema Bader può essere applicato, abbiamo visto la camera. Quindi anche qui la camera viene avvitata direttamente, però diciamo perdiamo in alcune camere più performanti, quindi non come questa, ma come questa per esempio, in cui se svitiamo il naso e lo avvitiamo all'adattatore Bader, abbiamo una distanza eccessiva che è data da questa asola nera. Noi possiamo svitarla sulla ASI mettendo in evidenza una filettatura T2 maschio, che è questa qua, si vede appena. Però non possiamo metterlo sull'adattatore di Bader, perché Bader è maschio. Quindi a questo punto dovremmo utilizzare una differente adattatore, che è questo, che ci dà proprio la possibilità di essere inserito al posto dell'altro. Quindi dobbiamo togliere le viti e riavvitare questo, e utilizzare questo UFC T2 adapter camera. In questo modo la camera si avvita direttamente all'adattatore e quindi abbiamo recuperato altri 2 cm di spessore, e questo ci consentirà di andare a fuoco con tutte le altre camere. Vediamo adesso in dettaglio come è fatto questo adattatore. When the sun begins to fall, I'm waiting here for you, won't you answer my call? Don't you wanna get cozy with me? We'll dive into a reverie. Oh, don't you wanna get cozy? We'll sail across an ocean of sheets. The wind, it chills you right to the bone. Soon we'll say hello to evening snow. So what will you do when the air gets cold? Won't you quicken your steps and hurry on